che chi tocca il secolo riaccende per miracolo i tempi andati della gioventù. Qui si ritorna a fremere, qui si ritorna a vivere, qui si ritorna a far quel che vuoi tu, vuoi tu. Sì, è una giornata storica sicuramente, perché si chiude un ciclo di 40 anni. Direi personalmente, io sono stato anche uno di quelli che ha promosso tutto questo e la costruzione della cittadella, quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Ringrazio Tofanelli e la fondazione che l'ha completata questo ciclo, questa fase storica per Viareggio e per la Versilia. È un grosso risultato dal punto di vista sia del carnevale sia anche dal punto di vista promozionale. Io credo che sarà uno degli eventi più grossi, le realizzazioni più grosse di questi ultimi anni in Versilia, quindi certamente è un potenziale enorme, non solo per assicurare miglior lavoro ai carristi, che è importante che sviluppino le proprie incredibili capacità creative, ma anche appunto offrirà una possibilità di decidere, di incrementare l'offerta turistica di questa zona, insomma. C'è una storia che finisce, no? Ma insomma c'è stata la storia del carnevale, che 40 anni passati di carri, è stato un grosso cambiamento per i vecchi carristi, ora noi ci andiamo a affrontare un altro cambiamento che forse ci porterà a fare carri e lavorare in maniera più professionale, ma forse là si perderà un pochino di poesia che c'era in questi ambienti, qui sicuramente la perdiamo. Quando comincerete a lavorare per i prossimi carri? Ma io personalmente penso tutti si inizierà già da domani, perché siamo già veramente enormemente indietro. Pensate che l'anno scorso siamo partiti di questo periodo e invece quest'anno ci sono addirittura 20 giorni prima il carnevale, quindi per noi sarà una grossa difficoltà. E abbandonati un po' mi dispiace, perché qui c'avevo quasi un museo io. Speriamo che anche là abbia lo stesso calore che ha qui, stesso coinvolgimento delle comitive, della gente, e che non resti una zona fredda e che no, il carnevale non sia, diventi un'industria, niente, che ogni carista, ogni persona che fa questo lavoro sia libero e sia sprigioni la propria fantasia. Qui per 40 anni si è fatta la storia del carnevale. Il 29 giugno del 1960 un incendio distrusse i vecchi baracconi di via Cairoli, poi questi baracconi furono costruiti a tempo di record e dal 1961 fino al 2001 hanno visto uscire 40 anni di storia del carnevale. Oggi questi baracconi hanno le ore contate, i carri, vedete, hanno già abbandonato queste enormi baracche che per 40 anni hanno mantenuto i carri, e oggi la storia si fa da un'altra parte, si fa alla cittadella. Permesso, eccoci tutte quante, dell'uomo siano le maschere in veste stravagante. Sicuramente qualche cosa di forte da un punto di vista concreto, ma anche da un punto di vista simbolico. Sì, l'abbiamo fatta, è uno dei primi passi verso la cittadella che porta il carnevale oltre le sue caratteristiche principali. E questo è davvero un momento storico, un altro momento storico per il carnevale. I carri, invece di svoltare dopo aver percorso tutta la via Marco Polo verso la passeggiata, come solitamente fanno per andare ai corsi mascherati, svolteranno verso l'Idorica Maiore, percorreranno tutto viale Belluomini per raggiungere poi viale Einaudi e mettersi nella cittadella. Viareggio, giardino di sogni, di incanto, regina va.
carnevale. Diamo al libeccio pensiero e noia, la vita è bella, la vita è gioia. Al bel sorriso di carnevale fugge ogni male, torna al piacere. Viva Viareggio, viva l'amor. Che rinascere ci fa carnevale come un sogno di usura e di splendore, passa facili le ore nel sogno di verità. Oh, 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 oh.